Dopo il 2021, anche l'anno in corso dà segnali disastrosi per la produzione di miele. Tanti apicoltori da nord a sud hanno lanciato il loro disappunto a causa dei cambiamenti climatici, dell'uso di pesticidi, di ambiente che stiamo avvelenando sempre più, mandando in crisi anche le numerose aziende. A Liberi, un alveare è stato salvato stamattina. Il proprietario del terreno, vista la presenza improvvisa di api, ha chiamato immediatamente un'azienda specializzata che le ha prelevate. Noi abbiamo seguito l'operazione e sentito poi l'esperto apicoltore. Sono De Pascale, innanzitutto volevo chiederle che tipo di api sono queste qua? Questa è un'ape nostrana, specie ligustica. Ecco, adesso lei che cosa ha fatto esattamente? Allora, abbiamo messo il cassettino sotto lo sciame e li abbiamo delicatamente fatti incominciare a cadere all'interno del cassettino. Chiaramente con la speranza che entri l'ape regina. E la cosa è andata a buon fine, perché come può vedere le api sono entrate tutte all'interno del cassettino. Quindi che cosa vuol dire? Che l'ape regina sta richiamando tutte le altre api e le ordina di entrare nella nuova casetta, diciamo così. Ecco, adesso qual è il destino di queste api? Adesso noi ce le portiamo in azienda e le lasciamo lì tranquille per un paio di giorni e dopo le travasiamo in una cassetta più grande che si chiama Arnia, e dove poi si spera che un giorno inizino a lavorare e a darci qualche frutto. Ecco, queste non sono delle api, diciamo, selvatiche, non so se è il termine giusto. Sì, il termine è giusto, ma ormai le api selvatiche non esistono quasi più. Credo che siano ormai estinte, per cui se troviamo delle api in natura sono sicuramente famiglie di api scappate di casa, da qualche apicoltore, da qualche uomo che le alleva. Ormai le api selvatiche purtroppo per noi ci hanno lasciato, grazie all'uomo, alla sua cattiveria. Ormai abbiamo riempito l'ambiente di pesticidi e questo fa sì che le api selvatiche non riescano a sopravvivere. Quindi, poi ci sono anche malattie che loro hanno e che, se non curate, la famiglia di api lentamente finisce, insomma. Quindi possiamo dire che stamattina è un fatto positivo. Abbiamo fatto un'opera buona per loro, innanzitutto, perché le abbiamo dato una degna abitazione e avranno anche le cure necessarie per poter sopravvivere in futuro. Questo è anche un segno che si tratta di un ambiente salubre. Sì, quello sì, parzialmente è così, non necessariamente, perché le ripeto, sicuramente qua in zona ci sarà qualche piccolo o medio apicoltore che possiede gli alveari e questo, le ripeto, è scappato via da una cassettina gestita dall'uomo. Da Liberi è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.